Uno studioso del nostro tempo scrive in un suo testo, Timothy Radcliffe, che sarebbe un teologo domenicano, che è stato anche priore generale dei padri domenicani o maestro, non ricordo bene come vengono chiamati, e che nell'ultima sessione del sinodo di ottobre scorso ha dettato le meditazioni quotidiane. Bene, lui a un certo punto dice che il problema della Chiesa e della fede oggi è far comprendere, o meglio, sanare la frattura tra la fede e la vita. Un problema atavico, sempre esistito, ma oggi è più urgente. E Geremia parla di questo nel capitolo 7, quando ai versetti 3 e 4 dice: emendate la vostra condotta e le vostre azioni, e io abiterò con voi in questo luogo. Non credete a quelli che vi illudono dicendo: tempio del Signore è questo. Ai tempi di Geremia, ma credo anche dopo e anche oggi, vi sono persone che pensano che basta vivere una religiosità esteriore, stare nel tempio, e nessuno poteva abbattere il tempio, nemmeno i babilonesi che in quel tempo stavano ormai entrando per conquistare Gerusalemme. Dio dimora con noi se abbiamo un cuore fedele, se abbiamo un cuore giusto. Se manca la conversione, bene, il Signore non è in mezzo a noi. E Geremia, in alcuni versetti successivi, ci dice il decalogo che dobbiamo osservare, vivere per far sì che Dio abiti nella nostra vita, nel tempio del nostro cuore e nel tempio della nostra esistenza. Scrive Geremia, versetti 8-10, sempre del capitolo 7. Vi illudete con false ragioni a vostro danno, rubate, uccidete, commettete adulterio, spergiurate, bruciate incenso agli idoli e poi vi presentate qui davanti a me. Vedete che in questa invettiva, in questa denuncia, Geremia ci sta dicendo che se non vi è coerenza tra ciò che credo, tra la verità e il culto, appunto, io ho una maschera, il rito diventa una farsa. E voglio chiudere con le parole che scriveva Lutero, pastore Lutero, proprio a proposito del decalogo. Diceva che in esso c'è lo specchio migliore in cui tu puoi vedere quello di cui hai bisogno. In esso, cioè nel decalogo, tu trovi ciò che ti manca e ciò che devi cercare. Quindi la luce del decalogo, dei comandamenti, è luce per la nostra esistenza morale, spirituale e per la nostra preghiera, per la nostra vita, in cui culto e vita devono essere segnati dalla nostra coerenza. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.